Oggi su Tecu Films, montaggio fatto ad arte. Benvenuti su Tecu Films, il canale che rende il videomaking accessibile a tutti. Sì, Daniele si sta ancora ingozzando con il panettone e penso che più o meno finirà al raggiungimento dei 7000 iscritti. Ok, buon Natale Daniele. Troppo zucchero a velo, troppo zucchero a velo. Se lo rivolete, ora sta a voi. Io sono Andrea e per l'ultimo appuntamento della maratona di Tecu Films vi parlo di montaggio video, ma non come al solito delle menate esistenziali alla Daniele Carlone, ma parleremo nello specifico di come si montano i dialoghi e come, attraverso il montaggio e soprattutto il montaggio audio, si possono ottenere i risultati desiderati. Perché tu sai come si monta un dialogo? Non si parla con la bocca piena, ma non ti hanno insegnato proprio niente! Il segreto per realizzare una buona scena è tutto nell'audio e Alessandro nel video precedente vi ha fatto vedere il microfono giusto per situazioni del genere. Ma gran parte della magia avviene durante il montaggio. Con il montaggio possiamo stabilire uno degli aspetti più importanti di tutto il girato, ovvero il ritmo. Basta far proseguire di pochi frame il campo o il controcampo per avere un effetto completamente diverso. Potete immaginare come il creare più aria tra le battute renda il tono più sciolto, mentre far sì che le voci si sovrappongano, oltre ad aumentare inevitabilmente il ritmo generale, crea chiaramente uno stato di tensione. Quindi, in base al genere e al tono che state ricreando, lasciate il giusto spazio tra le battute dei vostri attori. Prima parlavamo di sovrapporre le battute e per realizzare la cosa al meglio subentrano due tecniche non fondamentali, ma di più, e che senza che ce ne siamo mai accorti sono presenti in qualunque film o serie che abbiate mai visto, insomma, in tutte praticamente. Qui la gente muore. Sei un vero amico? Faccio del mio meglio. Mi lasci la tua roba? Queste tecniche sono il J-Cut e l'L-Cut. No, ok. Ovvero, nella prima anticipiamo l'audio della scena successiva direttamente nella clip precedente e nella successiva viceversa. Quindi, all'atto pratico, basta solo far iniziare la clip audio poco prima della scena seguente e questa tecnica, così come tutte le altre, è fattibile con ogni software. Quindi, come dice il proverbio, non è il programma a fare la grande differenza, ma la vostra esperienza. Boh! Il suo gemello malvagio, invece, l'L-Cut, è la stessa cosa, solo che stavolta sarà l'audio della prima clip a trascinarci direttamente nella seconda scena. Perché questi nomi buffi? Qualche editor burlone con poca fantasia avrà notato che in timeline le due tracce che partecipano al J-Cut assomigliano a una lettera J e stessa cosa per il fratellino L-Cut. Perché sono così importanti? Per il semplice fatto che sono letteralmente il cemento che tiene insieme il nostro lavoro. Anche se non avete bisogno di creare tensione eccessiva, è sempre consigliabile usare queste tecniche per tenere il tutto insieme, certo senza esagerare e far parlare gli attori addosso tra loro. Prendiamo questa scena dove c'è solo un taglio netto a fine battuta. Ehi, ti va di conoscere il green screen? Vabbè, tanto ho già capito come va a finire. Tutto ok, non è sbagliato come esecuzione, ma non vediamo l'immediata reazione dei personaggi alle parole e sembra tutto slegato, decisamente amatoriale o tipo sitcom 80-90. Ciao tesoro! Proviamo invece così, con le stesse esatte scene battute di prima, ma con l'uso dell'L-Cut per esempio. Ehi, ti va di conoscere il green screen? Vabbè, tanto ho già capito come va a finire. Notate la differenza ora. Non vi sembra tutto più compatto, fluido e convincente, a parte gli attori? Il grande vantaggio, oltre nel ritmo e nella fluidità, sta proprio in quei bricioli di secondo prima della risposta alla prima battuta, dove possiamo percepire la reazione, le emozioni e l'effetto in generale delle parole. Gente, è il taglio e cucito ad arte che... Ah, aspetta, dai... Gente, è il taglio e cucito fatto ad arte che diventa storytelling. Ho presso a poco. Ho presso a poco. Poi ovviamente siamo liberi di non usare queste tecniche famose e magari può tornare utile in casi dove vogliamo che un dialogo sembri al contrario più robotico, meccanico oppure imbarazzato, con lunghe pause tra le parole, con gente che non sa cosa dire. Vabbè. Il montaggio ha lo scopo di servire e veicolare la vostra storia, perciò utilizzatelo sempre a vostro vantaggio. Anche per oggi è tutto. Si conclude qui la maratona natalizia di Tecu Films. Speriamo che Daniele non abbia sbaffato tutto il panettone. Pandoro, sì, ma non era voluto, eh.
Passo il panettone, Mammy. Eh sì, Mimi, hai capito bene. Panettone. È stato bello fare due chiacchiere sul montaggio e sul cinemino. Questo è Teku Films. Io sono Andrea e vi auguriamo buon anno. Buon anno! Speriamo abbiate fatto bei video in questo decennio. E se non è stato così, beh, iscrivetevi al canale e fate bei video. Oh, Mammy, no, il panettone sulla Nutella, no!